Wow. Ma che contentezza oggi. Sì, lo so, sono un po' deperito, lo so, d'altra parte, lo so. Lo so. Grazie a tutte le mie amiche, mangia, mangia, bevi, mangia e bevi. Grazie, grazie. So che voi siete tutte esperte di farmacia e derivati. Ecco, neanche per stavolta siamo ancora qua. Allora, qualche parola, sì, mi sto riprendendo. Avrei avuto bisogno ancora di una piccola vacanza, 6 o 7 mesi, insomma, fa niente, va. Fa niente. Siete pronti? Oggi volevo, come al solito, leggervi il Vangelo del giorno. È una bella abitudine questa. Così il Vangelo si sceglie da solo. Quello di oggi è una storiella molto interessante. Poi vedremo se sarà il caso di commentarla o no, vediamo un po' le domande che ci sono. E oggi volevo fare un piccolo esperimento con voi, e cioè leggervi come al solito il Vangelo, però mi piacerebbe che voi ascoltaste con belle orecchie semplici. Ecco, così, cosa vuol dire? Tutto e niente. Ascoltate questo brano, è una ventina di righe, una storiella, è una storiella che riguarda la vita di Gesù, naturalmente. Però vediamo se riuscite ad ascoltarla come se fosse una favoletta, come se non ci fosse niente da capire, no? Come se qualcuno ve la raccontasse per rilassarvi. Forse sto parlando a voi perché forse è quello che serve a me, non fa niente. Quindi ascoltarla come una storiella, cercando di evitare di pensare troppo, di dire ma chissà cosa vuol dire, a cosa si riferisce. Perché è tempo di cambiare, oggi lo vedremo. È tempo di cambiare, c'è qualcosa che non gira. Bisogna darci tutti quanti noi una mossa. E questo è un primo aspetto, perché continuiamo a parlare di intelligenza cardiaca, di impressioni cardiache. Bisogna dare un po' una svolta in un periodo questo che bisogna veramente prendere questa strada. Allora, vi leggo questo brano tratto da Giovanni, capitolo 4, versetto 5. Va bene? Siete pronti? Ascoltate come i bambini, così, tranquilli. Adesso. Col casco, poi, col casco. È arrivato il mio compare, il mio compagno di merende. Spicciati però, eh. Cosa c'è? Sì. Mi chiudi per favore quel pezzetto di finestra. Sto iniziando, se tu mi concedi. Pezzo di finestra qua che ricordo. Ma perché c'è l'aria condizionata? Un po' meglio. Comunque grazie per il tuo supporto. Non osavo chiederti se venivi a supportarmi. Cosa c'è? C'hai mal di sedere?
scusate, ma qui siamo in pieno delirio. Cosa c'è? Ti fa male sedere? Dai, va avanti, inizia. Comincia, sei pronto? Io sono sempre pronto. ma quando mai? Allora, scusate, questo imprevisto, è venuto il mio compare di merende a supportarmi e mi fa molto piacere. Bene, allora, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 5. In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar. Vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna, samaritana, ad attingere l'acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque questa acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. E Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano,
che Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorare in spirito e in verità. E gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. E le dice Gesù: sono io che sto parlando con te. E molti samaritani in quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e la donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Eccoci qua, leggendolo come al solito, ho visto che è assolutamente attinente alle domande che volevo vedere oggi. Tra l'altro sono domande molto simili, e quando arrivano delle domande contemporaneamente o delle testimonianze contemporaneamente, è il caso di aprire un po' le orecchie e di vedere un po' che cosa c'è, perché voi sapete che quello che le domande manifestano non è qualcosa che riguarda esclusivamente le persone che fanno queste domande, ma riguarda tutti quanti noi. E vi devo dire che, oltre a queste 3 domande che ho raccolto un po', sono giorni in cui le persone mi scrivono, chiaramente in un periodo in cui ho detto di scrivermi di meno, però va bene. E le persone che mi scrivono sono tutte sulla stessa onda, e vediamo qual è questa onda, perché è importante, perché la mia sensazione, dettata anche da quello che ho vissuto stasettimana, che insomma è stato abbastanza tosto, e sapete che cerco sempre di approfittare, di vedere un po' cosa succede, perché quello che succede dentro di me è poi anche quello che succede in parte anche dentro gli altri. È così che funzionano le cose, eh? A un certo punto, come si può dire? Vediamo un po' se riesco a spiegarvi questa cosa. Allora, ho fatto tutto un discorso parlando da solo, come al solito comunque. Sapete che un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, ti ricordi, Fabio, quando facevo tutti quelle pappardelle enormi su Facebook, che pubblicavo delle pappardelle, le scritture, sì. Non ti ricordi? Che si intitolavano Giovanni 24, ti ricordi? No, vabbè, non ti ricordi. E che sarebbe bello riprendere quelle pappardelle, perché secondo me erano molto belle. E perché? Perché tutte queste pappardelle si intitolavano Giovanni 24, che uno diceva: ma cosa c'entra Giovanni 24esimo in questa storia? In realtà è perché in Giovanni 24 c'è quel famoso e secondo me bellissimo spunto del Vangelo che dice: voce di colui che grida nel deserto. Praticamente stavo parlando da solo prima, e poi meno male che qualcuno se n'è accorto, e va bene. E stavo dicendo una cosa importante, cioè stavo dicendo che questo periodo che ho passato, non mi voglio soffermare perché non è il caso, però stavo dicendo che comunque le cose che mi accadono mi sono molto utili, come potete immaginare, insomma, perché al di là poi dello stare bene o stare male, vabbè, questo è ognuno, poi ha la propria esistenza terrena, le proprie cose che lo rincorrono e così via, e va bene così. Ma questo discorso è comunque importante, cioè a un certo punto ciò che vi riguarda diventa simbolico. Vediamo se riesco a farvi capire bene questo punto, perché è importante. Pensate per esempio
l'ultima volta che avete avuto un battibecco con qualcuno, un piccolo litigio col partner in ufficio, qualcosa del genere. Boh. Poi avete questo battibecco, poi andate a casa e riflettete su questo battibecco. Ora, siete in grado di dire che qualcuno un giorno scriverà un Vangelo sulla vostra storia e che questo vostro battibecco servirà a qualcuno per trovare luce e trovare il senso dell'esistenza? Seguitemi bene, avete capito? Qualunque cosa vi accada, sono sicuramente affari vostri, nel senso più buono del termine. Ognuno di noi è confrontato con la serie infinita di cause e effetti che mette in atto, che prima o poi tornano, che vanno, che vengono, insomma. Bene, però a un certo punto, diventando più consapevoli, ciò che ci riguarda diventa simbolico. Ciò vuol dire che a un certo punto la vostra attenzione decuplica rispetto a quello che voi fate, perché è un po' come se ci fosse, cercate di prendere bene quello che sto dicendo, è un po' come se ci fosse un evangelista che vi segue. Sembra una stupidaggine, eppure sapete che sono cose importanti. Quindi più si diventa consapevoli e più ciò che ci accade ha un valore esterno, diventa una specie di insegnamento, capite cosa voglio dire? Questa è la storia di Gesù. Qualunque cosa succedesse, il brano che vi ho letto, che io spero che voi abbiate ascoltato, esaltato tutto, comunque mi dicono di sì, quel brano secondo me è estremamente semplice, no? E vi avevo chiesto anche di ascoltarlo con molta semplicità, di questa donna samaritana che versa dell'acqua in Gesù, e Gesù che gli dice, dopo lo vediamo. E mentre lo leggevo per il mio piacere, per il vostro piacere, mi sono accorto che ha un'attinenza incredibile con le domande, con le poche domande che ho raccolto questa settimana. E stavo dicendo, è così, mi sto ripetendo, ma pazienza, che non solo quindi ci sono queste tre domande che adesso vi leggerò, ma anche privatamente delle persone hanno cominciato a scrivermi, succede sempre, e con lo stesso tipo di problema. Adesso cercheremo un po' di vedere qual è questo problema. Quindi, ecco, finita, chiusa questa parentesi, questo è un punto importante, lasciatelo correre, però prima o poi vedrete che vi servirà questa cosa. Più diventate consapevoli e più tutto quello che vi succede ha un valore simbolico, capite? Qualsiasi cosa, frate Leone che segue San Francesco e che prende nota di quello che lui dice, è un po' un certo punto, come se voi aveste sempre qualcuno che prende nota di quello che dite, di quello che fate, perché non vi riguarda più personalmente. E questo è un aspetto dell'entrare nel mondo della consapevolezza, succede proprio questo. E vi può anche dare un'idea un po' del momento evolutivo nel quale vi trovate. No? Pensate, in senso divertente naturalmente, però pensate all'ultimo battibecco che avete avuto. Se ci fosse qualcuno che vi segue e che prende nota, dice, lui ha detto questo, l'altro l'ha mandato a quel paese, ma lui ha risposto questo. Vedete? Mi capite cosa voglio dire? E da questo vi rendete conto un po' di come state funzionando. Vedete? Quando le vostre parole a un certo punto hanno una qualità, che a volte viene compresa, a volte non viene compresa, e questo brano io adesso lo riprenderò, ma insomma non voglio proseguire tantissimo, questa è solo un'idea che vi ho buttato lì perché è importante. Questa cosa, e lo ripeto per l'ultima volta, più diventate consapevoli e più tutto quello che voi fate, quello che vi succede, qualsiasi cosa vi succeda, ha comunque un senso. Perché questo vi permette in qualche modo di comunicare qualche cosa, di capire qualche cosa, di divulgare qualche cosa. È veramente come se un piccolo evangelista vi seguisse. Ma insomma, vediamo un po' queste domande e cercate di seguire il senso, perché secondo me riguardano decine di migliaia di persone in Italia. Quindi vediamo un po' di che cosa si tratta e poi vediamo l'attinenza con il brano del Vangelo di oggi. Dice per esempio Giada, state ben attenti quindi a quello che dice. Dice Giada, da qualche giorno piango tanto e sento dentro un senso di arresa. Potete raccontare nella logica spirituale se e quando avviene il deporre le armi?
se è un passaggio, oppure è solo una mia sensazione momentanea? Nelle situazioni che vivo non trovo più quella spia di allarme interiore, quel senso di lotta. È commovente, per questo piango, ma c'è anche un particolare sapore di smarrimento. Arrendersi all'esistenza. Dolce, amaro. Come stabilizzare un momento del genere senza cadere nell'oblio? Prima domanda. Seconda, sentite che è proprio un suono che si ripete. Dice Elena, caro Max, a volte mi viene la tentazione di mollare. Ma nell'ultimo anno sono stata messa a dura prova sotto tanti aspetti. Il mio attrito esistenziale si è manifestato proprio alla grande. E quando metto meno impegno nel lavoro su di me, mi sembra di stare meglio. Allora capisco che invece è proprio la strada giusta. Ma è molto dura. Come si fa a vivere con assoluta fiducia e gioia senza nessuna sicurezza nell'esistenza, accada quel che accada, e avere quella fede che sposta le montagne quando si è nella sofferenza? Che bellissima domanda che è questa. E poi c'è una terza che ho raccolto da messaggio privato di Letizia che dice: buongiorno Massimo, in questi giorni mi è successo di cadere. Un evento mi ha portata a perdermi e a tornare indietro. Come se il vecchio fosse tornato prepotente per avere la meglio su quanto ero fino ad ora riuscita ad essere. Leggera, in armonia, sostenuta dall'invisibile. Sento che è un passaggio. Ti chiedo se oggi, durante il corso, puoi parlarne. E se anche non fosse, grazie lo stesso. Invece, cara Letizia, ne parlo proprio oggi. E altri interventi, altre lettere che ho ricevuto, sono sulla stessa onda. Questa sensazione di incertezza, non è così? E mentre leggevo questo brano del Vangelo, era proprio, non so, sembrava proprio come se Gesù ci desse la risposta, come al solito, anche se al momento non ci avevo pensato, ho preso il Vangelo del giorno, ma poi cosa accade in questo episodio? Accade che Gesù incontra questa donna e le dice: dammi da bere. Vabbè, facciamola corta. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. E allora la donna samaritana dice: ma tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana.